Questa stanza fa paura. Sì, lo ammetto, sembra di essere tornati indietro nel tempo. Ma dove siamo, Matti? Dai, dillo, dillo. Nina, sono troppo emozionato perché stiamo per fare una sorpresa alla cuginetta di Nina, Giulia! Esatto, siamo venuti dalla mia cuginetta a trovarla e lei non sa niente, infatti sarà una sorpresa super, super, super sorpresa. Abbiamo fatto un viaggio di 4 ore, 4 ore sfrenate in macchina e adesso ci nasconderemo, andremo dalla cuginetta Giulia e lei non sa che noi siamo qui, capite? Non se lo aspetta È una minimamente! super sorpresa perché noi siamo Nina e Matti e facciamo le super sorprese. Esatto, siamo Nina e Matti e faremo una sorpresa incredibile. Siete curiosi di scoprire cosa succederà? Ora però basta chiacchiere, io non vedo l'ora di vedere la faccia di Giulia quando ci vedrà. Secondo me sarà così. Come se avessi visto un fantasma. Come, aspetta, fammi rivedere. Mamma mia, incredibile. Sono troppo emozionato, Andiamo, Nina, troppo emozionato. Ciao, camera spaventosa. Andiamo a fare una sorpresa alla cuginetta. Secondo me qua ci sono i fantasmi. Cosa? Allora, guardate, Giulia arriverà da questa parte. No, come lo sai che arriva da lì? Beh, Magari lo arriva dalla sento. mia Beh, lo parte. sento. Quindi abbiamo nascosto questo giubbotto così almeno non si vede il finestrino e noi siamo nascosti al 100%. E dovete sapere che noi abbiamo un complice per far arrivare Giulia in macchina. Lui, l'uomo pelato. Dai, spegni la luce, che sennò così capisce. Ok, lui è Vincenzino il manager, il nostro complice e porterà Giulia qui sotto. Dobbiamo fare un po' di luce però, un po' ma non troppo. Ok, vai. Guarda, faccio così. Come? Così. Non si vede niente, Matti. Non fa niente. Ok, io mi nasconderò così. Ok, non farti vedere, Nina. E quando arriva Giulia cosa facciamo? Non lo so. Vado a prenderla e torno. Ok, non fargli capire che siamo qui. Nasconditi, nasconditi, che bello, non vedo l'ora. Ok. Ci siamo? Shh, dimmi tu quando accendere la luce, Giulia! Ma te l'aspettavi? Da quanto tempo che non ci vediamo! Mamma mia, sto tremando per quanto sono emozionato! Ma ci riconosci? Non ci vediamo da tanto tempo! Sei paralizzata? Andiamo tutti a casa a festeggiare. C'è un po' di sole. Sì, lo ammetto, c'è stato un salto nel tempo gigantesco perché poi noi abbiamo salutato Giulia, la cuginetta, e abbiamo cenato insieme. Io volevo dire una cosa. Insieme a Giulia c'è un ospite speciale che io adoro. E chi è? Andiamo a vedere. Ok. È bellissimo, ragazzi, è bellissimo. È biondo come me e ha gli occhi marroni come me ed è bellissimo. Ah, Ninna, credo di averlo visto. Ma aspettate un secondo. Apriamo? Vai, Ninna, vai tu. Sicuro? Vai tu, vai tu. Mi sta aprendo lui. Ninna, mi fa paura. No, È gigante. È gigante. ciao. Ma Ninna, ti sta facendo male? Ma che male, Matt, sta ballando. Arrivo. Ma è bellissimo. Aiuto. Ciao Giulia. Dimmi un pochino, Giulia, come si chiama questo cane che abbaia? Rex. Ma è più alto di te. Mamma mia, Nina, hai visto? E a te, ciao. No, non saltarmi addosso. No. Ok, a Rex non piacciono le telecamere. Questo l'abbiamo capito. Fare il tour della sua casa, vero? Perché ti siamo venuti a trovare. Ci vuoi far fare il tour della casa? Allora andiamo! Mamma mia, ogni volta che parlo la paglia! Aiuta! Aiuta! Matti, io, vedi, lo proteggo. È più alto di me, tra poco, però lo proteggo. Va bene, io direi di iniziare questo tour della casa, ok? Ok, perfetto. Ma non è che me lo regali, Rex? Non vuoi? Ma è bellissimo. Allora io posso venire a vivere qua? Matti, mi dispiace, tu sarai a casa con due gattini e io sarò qua con Rex. Adesso ho capito! Tu mi abbaiavi perché volevi salire su di me, ma avevo la fotocamera e non potevi! Ma tu sei un cane burlone! No, mi sta. Nina, Sì? sta leccando! Nina, mi sta leccando! C'ha una lingua gigantesca! Scusa, Giulia, cosa significa quando Rex lecca? Che è felice, quindi è felicissimo! Oppure sei di Nutella perché stamattina hai mangiato la Nutella e quindi ti lecca perché sei di Nutella? Ho le mani tutte leccate! Allora, iniziamo. Aspetta un attimo, ma quella è la tua Switch? Che bella! Dai,
Rex, ma è possibile che io devo fare tutto tu della casa con te che fai il tango, balli il tango con me? Vai, andiamo. Ti piace come ballano il tango, Giulia? Sì. Allora, Giulia, questa è la tua cucina? Ma tu sai cucinare? Cioè, sai usare i fornelli, tutte queste cose, no? Oh, ok, ma io ti svelo una cosa. Visto che staremo qui qualche giorno con te, ho intenzione di prepararti la mia carbonara. L'hai mai mangiata la carbonara? La prima volta che Giulietta mangia la carbonara. Rex, se mi sali sopra, guarda, io ti prendo e ti faccio volare. Comunque io vorrei far vedere una cosa. Mm-hmm. Oltre Rex, vorrei far vedere i croccantini di Rex, che sono giganti. Sono giganti, questi sono tuoi? Sì, sono proprio tuoi, li stai mangiando proprio ora. Gli è venuta fame. Oh sì, ma quei croccantini sono giganteschi. Tu li hai assaggiati? Facciamoli assaggiare a Matti. Ma quindi questa è la tua cameretta? Sì. Quindi io verrò a vivere proprio qua? Sì. Nel tuo letto? Sì. Oh, che bello. Vediamo un po'. Facciamo un piccolo tour. Allora, intanto qua vedo una cosa carina. Di chi è? Cos'è quello? Cosa carina. E in cui vediamo se te lo ricordi, Nilla. All'interno che cosa c'è? Le felpe di Nilla e Matti. Confermi? Ok, allora bravi, bravissimi, avete indovinato. E poi cosa c'è nella tua cameretta? Facci vedere un po'. Allora, c'è un letto gigante. Wow. Guarda quanto è grande! Una piazza e mezza, io non ho mai avuto un letto così grande. Scusa, io ti faccio una domanda ora. Ma tu hai un pupazzo preferito? Sì. E qual è? Quello là. Ah, questo qui? E come si chiama? Che carino e bellissimo. Anch'io ho un pupazzo preferito. Il mio si chiama Beethoven ed è un cane. Voi notate qualcosa qui, falsacchiotti? Vi do 3 secondi. 3, 2, 1. L'avete visto? L'avete visto? Devo dire, Giulietta, che hai davvero dei bellissimi gusti di libri. L'hai letto tutto? Sì. Sicura? Sì. Allora ti faccio una domanda. Matti, che domanda facciamo? Un quiz? Sì. Non lo so, quanto aspetta, fa? Due, apri il libro. 2 più 2. Ma non c'entra niente con il nostro libro. Ah, ok, scusa. Allora, vediamo. Ok, ce l'ho. Avete visto questi due? Ok. Giulia, ti chiedo, chi è stato rapito in questo libro? Willy e Pierina. Willy e Pierina, allora l'ha letto tutto. Vittoria! Hai passato il quiz. Hai vinto, mia cara Giulietta. Niente, ti regalo il libro. Ma ce l'aveva già. Anzi, che cosa? Io ho un regalo per Giulia. Davvero? Mm-hmm. Allora, dopo aver visto la tua cameretta, Rex, io ti voglio dare un regalo bellissimo. Mamma mia. Aspetta, non è finito il regalo, Matti. Davvero? Guarda, una cascata. Una cascata di figurine che ora andiamo ad aprire ed attaccare. Ti piace questo regalo? Sì. Quanto? Una 10 su 10. Woohoo! Ora una cosa, se troviamo il cornetto d'oro, lei dovrà fare per forza una merenda con noi. Wow, è vero. Beh, allora che state facendo? Iniziate a spacchettare, dai. Ok, spacchetta questa. Io spacchetto questo. Vediamo. Sono felicissimo, gasatissimo. Attenzione, vediamo cosa c'è. Allora, io non ho trovato il cornetto d'oro, però ho trovato Matti. Anche io da piccola. E Matti special sticker. Incredibile, quel ragazzo è proprio bello. Sì, invece tu, Giulia, ha trovato Willy e Piadina. Poi questo chi è, Giulia? E Matti. Sono io, piccolo minuscolo. Ora dobbiamo attaccarle però. Ah, nelle figurine sono proprio bello. Un fotomodello. Matti, smettila. Ok, scusate. È il momento di attaccare le figurine. Il momento più bello della giornata, secondo me. Vediamo un po', tiriamo fuori l'album. Ehi, aspetta, ma lì ci sono, c'è qualcos'altro? Giulia, controlla bene. Tutto, altri pacchetti come se non bastasse. Vogliamo attaccare quella di Willy? Allora, 61. Oh, sono emozionata. Ti do l'onore di attaccarla. Che precisione. Sì, deve essere concentrata, non distrarre Giulia. Perfetta. Eccola qui. Oh, ma che carino Willy. Io invece Giulia attacco Piadina. Giulia, mi dispiace, ma è il momento di farti una domanda scomoda. Ecco, beh, chi è il tuo gatto preferito tra Willy e Piadina? Piadina. Vedi? È Piadina. E avete anche gli occhi uguali. Ok, risposta interessante. Scrivete nei commenti qual è il vostro gatto preferito. Perfetto. Ragazzi,
Ragazzi, io non vi ho ancora svelato un segreto. C'è un altro animale in questa casa. Cosa? Un altro cane? No. Non è un cane? E cos'è? È un gatto. Cosa? Un gatto? Dobbiamo cercarlo. Noi adoriamo i gatti. Lo sapete che noi adoriamo i gatti? Sì, adoriamo i gatti. Quindi? Ovvio, andiamo alla ricerca del gatto. Trovate l'album in edicola. Ci sono anche altri animaletti comunque. I pesciolini. Ah no, ma forse Giulia intendeva che ci sono i pesci gatto, non che c'è un gatto vero. Giulia, chi glielo dice a Matti che è un pazzacchiotto? Non sono pesci gatto questi. Ah, quindi io non ho capito, è un gatto vero oppure no? Vero. È un gatto vero. Andiamo a cercare. Ma dove si nasconde di solito? Tipo sotto gli alberi o a casa di mia nonna. Ok, quindi per ora cerchiamo sotto gli alberi, vediamo se riusciamo a trovarla. Missione trovare il gatto, quindi mi hai detto sotto gli alberi, anche se secondo me non è qua. Non è in quel giardino lì forse. Qualche volta sì, però di solito è più da là. Quindi dobbiamo andare di là? Sì. Matti, sei pronto? Giulia, tu sei il capo di questa missione, guidaci verso il gattone. Ok, ti seguiamo. Mi sono nascosto, non mi troveranno mai, non mi troveranno mai. Adesso si spaventeranno tantissimo quando si gireranno e diranno: oh mamma mia, dove è finito il mattino? Vediamo cosa stanno facendo. Non mi stanno venendo a cercare. Mamma, stiamo scherzando. Ehi, voi! L'abbiamo trovata! Ho capito, ma io mi ero nascosto, stavo giocando a nascondino. Ma guarda che carino. Non ci posso credere, va bene, ok, la missione è stata più semplice del previsto. Come si chiama questo gattino? Micia. Ciao Micia. Conosci Willy? No Matti, no che non la conosce. Ne sei proprio sicura? Ma come fa a conoscerlo se non si sono mai visti? Comunque io mi ero nascosto, hai capito? Mi ero nascosto e voi non mi avete cercato, siete stati con il gatto. Beh sì, perché la missione era trovarla, guardalo che carina. Lo sapete che c'è un posto segreto in casa mia? In casa tua? Oh, aspetta, ma effettivamente c'è un piano di sopra. Che posto segreto è? Molto segreto. Beh, noi adoriamo i posti segreti. Possiamo andare a vederlo? Sì. Andiamo a vederlo. Io ho paura dei posti segreti. Il posto segreto è di là. Io ho paura. C'è una porta segreta. Ho paura. È chiusa a chiave? Sì. Dobbiamo riuscire ad aprirla. Aspetta, posso provare? È molto difficile. Ma forse, forse... Fatto. Oh no, si è aperta. Si è aperta, Ninna, si è aperta. Ma non è che ci sono i fantasmi? No. Ok, allora mi fido, eh. Ok, andate avanti voi. Io resterò qui. No. Ok. Che falsacchiotto spaventoso che sei. Siete pronti? Tu sei sicura? Sì. Ma qual è la porta? Questa o quella? Tutte e due. Non scegliere la porta sbagliata. Vabbè, io partirei da quella. Non è una challenge. Ah, non è la challenge. Io non ho paura. Cos'è? No, io ho paura, non entro. Ma ti vieni? È un motorino che usavo da piccola con mia cugina. Ma scusate, questa stanza cos'è esattamente? È una mansarda. Ah. Ma scusa, tu hai la patente? Per questo motorino non serve la patente? No. Puoi guidarlo anche tu, Matti, allora. Guarda che io ce l'ho la patente. Sì, ma non sai guidare il motorino. Ragazzi, questa casa è infinita. Se io gioco a nascondino qui, non mi trova nessuno. Guardate, c'è un'altra porta e lì c'è un'altra Ninna. Ninna, hai sentito? C'è un'altra Ninna di là. Ah, no, non c'è più nessuno. Ah, sei sempre tu, Ninna. Sì, sono sempre io, ti volevo far vedere. Guarda quanti giochi ha Giulia. Un cavalluccio. Quindi questa diventerà la mia camera quando mi trasferirò qua con Rex? Sì. Ah, tu vai a vivere col cane? Sì. Col cane che quando ti lecca praticamente ti fa la doccia? Sì. Vabbè, a questo punto posso venire anch'io a vivere qui con voi? No, Matti, perché sei un po' antipatico. Ma perché tutti mi odiano? Vabbè, sapete che cosa vi dico? Continuate a prendermi in giro. Ma adesso io mi andrò a nascondere e provate a trovarmi. Ciao. Oh no, se ne sta andando. Matti? Dove stai andando? Matti!